noi sappiamo che potremo utilizzare 12 milioni circa di euro per la ristrutturazione dell'ospedale di Penne. Noi abbiamo trovato un progetto che era un progetto sul vecchio ospedale con le specialità che allora erano ammesse per l'ospedale di Penne. Dovremo quindi ricalibrare questo progetto alle nuove esigenze. Questo ci permetterà di mettere veramente in sicurezza l'ospedale e di far sì che l'ospedale di Penne, che è l'ospedale satellite di Pescara, possa continuare a lavorare e possa continuare a dare sicurezza all'area vestina. Il non declassamento a ospedale di area disagiata è un'ottima notizia. L'ospedale d'area disagiata è stato deciso dal Ministero. Adesso è stata impugnata dinanzi al TAR la delibera che lo attuava e questa delibera dovrà, è competente il TAR dell'Aquila e quindi il TAR di Pescara ha dato la sospensiva all'attuazione della delibera dell'ASL in attesa che il TAR dell'Aquila si pronunci nel merito e quindi vedremo. Non è che è stato tolto l'ospedale di zona disagiata. L'ospedale di zona disagiata è stata la possibilità per Penne, che aveva indicatori purtroppo bassi come accessi, la possibilità per poter mantenere un pronto soccorso, cosa importantissima. È chiaro che i cosiddetti codici rossi, cioè le situazioni più pericolose e gravi, non potranno essere trattati al pronto soccorso di Penne, ma non lo erano trattati neanche prima. L'ospedale di Penne c'è. Ha funzionato e continuerà a funzionare come ospedale, ospedale, non come polo di qualcosa, ospedale, col suo pronto soccorso, con i suoi reparti, con tutto quello che il decreto ministeriale 70 ci permetterà di mettere adesso e quello che poi nel futuro potremo ancora andare a allocare.